Effettivamente il nostro presidente ci ha detto, non sapere, secondo me non ricordava ecco, la bellezza di Sanremo, perché poi è stata al festival tanti anni fa, però erano tanti anni che non tornavamo fisicamente nel vostro comune, per cui è stato un piacere diciamo, tornarci in estate. Ma ci abbiamo preso talmente tanto gusto che abbiamo detto, andiamo a vedere come questa isola felice, perché poi in realtà c'è questo microclima che avete a Sanremo, per cui purtroppo dovete considerare che Rimini è un po' romana e un po' milanese, per cui soffre il clima tantissimo, in realtà è una cittadina come la vostra ci ricarica di vitamine, non solo di vitamina D ma anche di energia, per cui lo faremo a Capodanno e siamo ben felici di avere diciamo, un posticino sul palco di Capodanno dove abbracceremo tutte le persone, immagino non solo gli abitanti, ma anche i turisti che saranno in occasione del Capodanno, per salutare il vecchio anno e diciamo, abbracciare il nuovo, e lo faremo con un programma che ci darà in linea con i 100% grandi successi della vostra radio, perché la musica ne farà la padrona. Farà attraverso sicuramente di gestione, quindi per coloro che vorranno rimanere fino a tardi in piazza a ballare ci sarà la possibilità di farlo, ma lo faremo anche con due artisti. Abbiamo scelto già da quest'estate questa soluzione di combinazione di artisti di nuova generazione insieme agli artisti diciamo più conosciuti proprio per toccare target differenti. Quindi con l'Azio, che è abituale Sanremo, sono stati lo scorso festival a Prenando, la nostra serata, ci sarà poi Alex Britti, che oltre ad essere un artista incredibile, è un chitarrista eccezionale, per cui dal vivo suonerà e arriverà diciamo, la mezzanotte. Paolo Villa, il nostro speaker, farà da presentatore della serata. Ma abbiamo anche pensato che oltre alla musica che era di essere 100% grandi successi ci dovesse essere anche dell'animazione del pomeriggio, perché per tutti coloro che decidono di passare Capodanno in casa a fare il cenone e quindi magari saranno un po' più pigri per uscire da vedere in piazza, sarà comunque importante per noi parlare con loro del pomeriggio del 31 dicembre. Quindi in realtà è di essere parte con l'animazione già dal tardo pomeriggio, per cui sfrutteremo le parole generali degli artisti per creare già un po' di rumore di attesa su quello che capiterà durante la serata e quindi saranno gadget di RDS, grande divertimento, insomma siamo certi che non vi faremo annoiare.